Resilienza fa la mattina e sera, te lo dico io perché te lo dirò prima. La mindfulness, sì, la mindfulness la conosco non benissimo, però la mindfulness, quella che come meditazione profonda io conosco, cioè non la mindfulness occidentale, conosco molto bene, che poi la mindfulness deriva dal buddismo praticamente, no? Dalla meditazione buddista, quindi è stata come dire, una modifica occidentale. Ciao, Ale Delvira, è stata una modifica occidentale alla meditazione buddista, ma mindfulness ci sono, il modello occidentale non so come funziona, ma il modello orientale non è una meditazione sul vuoto, ecco, tanto per dire, la mindfulness non è una meditazione sul vuoto, ma è una meditazione, una familiarizzazione su diverse cose. Ecco, si può utilizzare anche, sì, il respiro, beh, quella parte del respiro è la parte iniziale di ogni meditazione, la concentrazione sul respiro è la parte iniziale, però una volta che si è partiti, cioè è come dire, sono i preliminari, no? La respirazione, dopodiché bisogna familiarizzarsi su qualcosa. Quindi, ad esempio, si può fare in meditazione anche una suddivisione dei valori. È importante farla questa, però, perché facciamo veramente chiarezza dentro noi stessi. Quindi, ripeto, di queste 6 aree, se dovessimo fare una scaletta, è già un primo lavoro macro sui valori, quello che avreste dovuto fare la volta scorsa. Le prime 3 cose più importanti per voi, cosa sono? L'amore, il lavoro, la famiglia, definite che cosa sono. Sì, meditativi ne ho fatto, sì, ce ne sono. Se vai sul mio canale di meditazione trovi tantissime. Io ne faccio tante anche nei seminari, meditazioni. Poi adesso non so come sei abbonata tu, ma chi ha fatto l'abbonamento top comunque riceve anche le registrazioni dei seminari, per cui ci sono moltissime, moltissime meditazioni. Ma comunque è utile portare avanti anche la mindfulness. Comunque, tutto è utile per portare avanti. Ah, ok. Allora, quindi, comunque, una volta che abbiamo fatto questa suddivisione, possiamo farla anche in meditazione, perché meditazione vuol dire familiarizzarci. Quindi, non è un lavoro che va fatto di fretta. Ecco, il concetto di meditazione, ad esempio, la meditazione analitica, è comprendere bene delle cose e lavorarci sopra. Una persona che ne so, che legge un libro, sta facendo una meditazione perché si familiarizza col libro. Certo, se lo legge non en passant, ma se lo legge immedesimandosi. Una persona che scrive un libro, Giorgio Cameli, ha scritto Battito di ciglia, per dire, quando tu scrivi un libro, entri dentro proprio, entri in meditazione, stai comunicando, stai meditando con il libro, no? E dobbiamo provare anche a fare la meditazione. Per, ad esempio, per definire quelli che sono i nostri valori più importanti a livello macro. Poi a livello micro dobbiamo definire, diciamo, per ogni valore, mettiamo che una persona metta al primo posto l'amore. Allora, che vuol dire per me l'amore? Che cos'è per me importante vivere nell'amore? Che cos'è per me importante vivere nell'amore? E questo dobbiamo definirlo. Perché se no altrimenti resta, è un po' come poi vedremo più avanti le sottomodalità nella PNL, no? Nella PNL ci sono le macromodalità, visivo, uditivo, cinestesico e visivo, uditivo, cinestesico, ma all'interno di ogni modalità c'è una sottomodalità. Quindi ad esempio nella parte visiva c'è la grandezza, la dimensione, il colore, eccetera. Quindi in questo caso dobbiamo farlo per i valori. Definite i primi valori e avreste già dovuto farlo. Il compitino era aver definito 3 valori, perlomeno, e le regole che li definiscono. Quindi al vostro interno definite questo. Ora, una volta che noi abbiamo definito quelli che sono i nostri valori e come si vengono realizzati, mettiamo primo posto amore, secondo posto lavoro, facciamo un esempio, ne prendo due. Che cos'è per me l'amore? Cos'è importante per me nell'amore? Mettiamo che uno dice, che ne so. Ma cose anche proprio pragmatiche, ne so, vivere delle emozioni o vivere degli impegni? All'interno dell'amore, che cos'è più importante? Il sesso, l'emozione o l'impegno reciproco? Non so, ognuno si fa la sua scaletta. Una volta che avete fatto questa scaletta e che dovreste dovuto aver fatto e che avete una